a tavola con una questione: liberi o schiavi? E questo proprio su Liberi TV. L'immagine del corpo del padrone e del corpo dello schiavo non trovano presa in un corpo naturale. Il corpo e la scena sfuggono a ogni impalcatura. Gli impalcatori e gli impalcati non riescono mai a sostituire la sopravvivenza alla vivenza. Infatti i corpi sfuggono all'impresa degli impalcatori e anche degli impalcati. Gli impalcati non hanno nessuna padronanza sul presunto loro corpo. Impalcati che paiono godere più dei padroni nella teoria della schiavitù di Jacques Lacan, quando discute del transfer, nella Troisième, come viene detta, la terza conferenza di Roma, che c'è stata nel 1974. Uomini liberi e uomini schiavi. Anche per Aristotele non tutti convengono che gli schiavi meritino di servire i liberi. Capita spesso il contrario di quanto auspicato da chi crede nella superficie piatta, nella spazializzazione, ossia no, chi crede di essere caduto dallo stracelo, dall'iperurania. Chi non cade, ovvero chi si attiene al punto di caduta, allo specchio in speculare, non si divide in due, nemmeno in libero e schiavo. C'è inaccettazione non solo della posizione di vittima, della posizione di schiavo, ma anche della posizione di padrone della parola e di padrone dello schiavo. Appunto, potrebbe avere il corpo dello schiavo e l'anima del libero, eccetera, no? E viceversa. La differenza non è corporea fra lo schiavo e il padrone. La differenza non è visibile, non è antropologica, non è ontologica. Non è che un altro corpo dell'uomo sia possibile. Ossia, è inutile cambiare un'antropologia con un'altra. C'è l'istanza di un altro corpo, è il corpo della parola. Da dove vengono le cose? L'uso del corpo è antropologia e anche teologia politica, poiché la genealogia dell'uomo risale sino a Dio. Genealogia che letteralmente Pierre Legendre percepisce. Quindi cercare di comprendere che cosa significhi l'uso del corpo, come fa Agamben, certamente significherà anche pensare questo altro possibile corpo dell'uomo in tutta la sua significazione, ovvero nel grande rispetto dell'impalcatura fallica. Il filosofo troverà anche il secondo corpo dello schiavo, che farà pendant al secondo corpo del re, quello indagato da Kantorowicz. L'ontologia è l'impalcatura, in tutta la ricerca della comprensione, sino anche lo spoglio, no? Alla distrutturazione, per esempio, come è stato in Derrida, ma è già declosione dell'essere in Martin Heidegger. Sì, intendersi come lo spoglio di ogni comprensione. Nessuna uscita
questo caso dall'impalcatura. In ciascuna negazione dell'istante si instaura l'impalcatura, la sopravvivenza, la vita parallela, la strada sostitutiva. Il filosofo Unia aveva notato come il sistema si instaura in un istante. E occorre annotare come l'impalcatura non sia un'opera della natura e inguardabile, risulta proprio l'opera della natura come l'opera dell'uomo. E quando paiono guardabili è per un'equazione per falso nesso tra l'uomo e Dio. L'uomo divino ideale guarda l'opera dell'uomo reale, infernale. Vale la constatazione di Cassandra e di Amleto. In altri termini, Verdiglione ha affermato più volte che la profezia negativa si realizza sempre e ci sono vari modi di leggere questa constatazione. Chi crede nella genealogia, nella doppia genealogia, quella dei giganti della montagna, degli scalognati della piana, è condannato a girare in tondo, sia in montagna che in pianura, a realizzare il contrario dell'idealità. La casta dei becilli non è la casta di chi ha il lusso della vita originaria, è la casta del trionfo della sostituzione e per questo primeggia nel pianeta il mercato della droga e il mercato della prostituzione. Al posto del nome, la sostanza, droga illegale o farmaco legale, anche il business dei farmaci, è immenso come quello della droga, e al posto della sessualità la bambola, la donna bambola, ovvero la donna obbligata a essere madre o figlia nel cosiddetto rapporto sessuale. La lotta è in direzione dell'intellettualità e la proposta di Cervantes è sempre attuale. Se l'altro è rappresentato, nell'ipotesi comica e non tragica, quella migliore ha il mulino a vento. Come indice dell'inutilità della guerra sostanziale e mentale. Ma non è la stessa cosa chiamare o occuparsi solo della casta degli imbecilli, no? Non è la casta degli imbecilli la responsabile dell'andazzo del pianeta. E sicuramente ciascuno ha
ciascuno le sue responsabilità e le sue autorità, e tuttavia la responsabilità della negazione della vita è più appannaggio della casta, dei imbecilli che degli imbecilli.